grande viaggio insieme di Conad è giunto a Porto San Giorgio per la quarta edizione, quattro giornate in cui si raccontano le persone, la comunità, le varie comunità della Vera Italia, in questo caso qui a Porto San Giorgio e qui nello splendido scenario del Teatro Comunale di Porto San Giorgio, una giornata poi particolare in cui si è parlato anche di un'indagine, di un progetto portato avanti dal Consorzio Aster che è stata proprio un'indagine specifica realizzata sulla comunità di Porto San Giorgio, una comunità che cresce, che cambia, che guarda al futuro con uno sguardo al passato. Attraverso questo grande viaggio, oltre a fare un'analisi sociologica ed economica del territorio attraverso il professor Bonomi, cerchiamo di capire quali sono le esigenze del territorio per poter dare meglio una risposta ai nostri consumatori e al territorio in cui operiamo. Infatti il vostro slogan è persone oltre le cose, oggi si presenta un po' anche uno studio sulle persone, sulla comunità, il senso di comunità, i valori di questa comunità. Sì, diciamo che il nostro modello è una cooperativa in cui abbiamo tanti soci imprenditori che aderiscono alla cooperativa e la cooperativa dà una serie di servizi e fa una politica di marketing commerciale univoca per tutto il territorio e i nostri soci vivono queste comunità, li vivono perché comunque sono anche cittadini. Quindi di conseguenza il conoscere la comunità e dare un contributo a questa comunità sicuramente è qualcosa a cui ci teniamo. Al centro del dibattito al Teatro Comunale di Porto San Giorgio la morfologia economico-sociale della comunità. Nell'immagine scattata da Aster che ha confrontato e incrociato i dati socio-economici degli ultimi anni e abbinato all'analisi quantitativa una serie di interviste ad alcuni esponenti delle diverse realtà locali. Questo è un nodo economico e di sviluppo che è in grande cambiamento e quindi un solo consiglio, come ho detto, guardarsi indietro per andare avanti, guardarsi indietro nelle tracce di quelle palazzine Liberty che non ci sono più, perché questo era un pezzo della Belle Époque, agli inizi del Novecento questo era uno sbocco della Belle Époque, non solo per il Vate d'Annunzio che veniva qua, ma per i romani che venivano qua, l'Italietta che cresceva e che aveva uno sbocco da Belle Époque al mare. Avere quella memoria e capire che il modello di sviluppo che verrà vuole qualità estetica, enogastronomia, qualità della vita, grandi cambiamenti a cui il turismo è sottoposto. A chiusura dell'evento si è tenuto un concerto dei solisti del Sesto Armonico diretti dal grande maestro Beppe Vessicchio. Questo è il quarto anno che insieme a Conad visitiamo le comunità portando, scambiando, devo dire, tante cose, tesori del territorio, notizie riguardo la cultura e noi portiamo alcune provocazioni anche dal punto di vista artistico-musicali, cerchiamo anche di scoprire cosa il territorio ha prodotto, cosa nasconde qualche volta, insomma è una straordinaria avventura, è un bel viaggio davvero.